Sono partite. Sgabbia verso l'esterno Lady Aliena, buono il break invece da parte di Golden Biba. All'interno Nuritalia, ridosso Stella Indiana. Le quattro sono molto vicine dopo i primi 200 metri di gara all'inizio della curva. Stella Indiana all'interno, Nuritalia a largo, problemi impiegata un po' per tutte le partecipanti. A contatto Golden Biba, quindi Lady Aliena. Stella Indiana può sfruttare la migliore predisposizione alla curva e si presenta in vantaggio in dirittura di arrivo e inseguita nella scia da Lady Aliena a largo Nuritalia, quindi Golden Biba. Siamo ai 400 finali con la lotta ancora molto incerta. Stella Indiana all'interno, impegnata severamente a largo da Lady Aliena. Lady Aliena sta passando in vantaggio, possiamo dire a questo punto in chiaro vantaggio, a 150 metri dal traguardo nei confronti di Stella Indiana, quindi Nuritalia e Golden Biba. Lady Aliena viene a rifinire il tutto nella maniera più semplice nei confronti di Stella Indiana, quindi Nuritalia. 2-4 l'arrivo di questa prima corsa e l'affermazione di Lady Aliena per i colori della Dioscuri, Antonio Fresu in sella, Stefano Botti al training, al secondo posto il numero 4 di Stella Indiana e la linea che può tornare allo studio.